Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato ai vostri video. Ed eccoci qua, no? Siamo tutti contenti quando guardiamo i video vostri perché ci sono gli orologi vostri e quindi riusciamo un pochino a capire dove volete andare con la vostra simpatica collezione di orologi. In quale direzione? Cosa scegliete? Perché vi muovete così? Quali sono le motivazioni, magari anche affettive, tecniche, di gusto, emozionali, di cuore, di testa? Valgono tutte, tutte valgono, perché i gusti sono personali, ognuno decide quello che fare. Poi se voi però venite qua a casa mia a dirmi cosa ne pensi di questo? E io poi ti dico cosa ne penso, no? Non sono io che vengo a casa tua a dirtelo, sei te che vieni a chiedermelo. Quindi prendete il buono. E il cattivo, quando sono cattivo, sono cattivo. A volte succede. Dai, come partecipare lo sapete. C'è l'email in sovraimpressione. Mi raccomando, fate video in orizzontale e possibilmente concisi, spigliati e non troppo lunghi. 7 minuti direi che è il limite massimo. Oltre, dopo diventa un po' tedioso, come si suol dire. Adesso vi mostro l'orologio del giorno che è questo bellissimo Citizen Pro Master Full Loom. Orologio con 42 mm di diametro cassa, il suo bel calibro Miota della serie 8000, ha il fermo macchina, ha la carica manuale e adesso lo sto indossando con questo cinturino NATO, anzi sì NATO, che però io utilizzo single pass, cioè lo faccio passare solamente una volta sotto la testa dell'orologio, così lo sfina un pochino, con la chiusura praticamente sotto al polso. È una cosa semplice, leggera, estiva, come è la stagione in questo momento. Adesso stop con i discorsi inutilissimi e guardiamo il primo videino. Mi chiamo Lorenzo e Ciao ti voglio Lorenzo! presentare la mia collezione di orologi che mi ha regalato Babbo. La scatola l'ho fatta io con i Lego, con tanto di illuminazione. Ora No! ti faccio vedere ai figli. Vai! Ma Vieni! no! Che spettacolo! I figli dell'illuminazione. Ok! Vuoi fargli vedere anche quando si illumina? Vai, Sì! vai, vai. Vai. Eccolo lì. Mizzega, tanta roba. Allora, spiega gli orologi. Vai. Orologio Topolino Top. della Disney, che non Certo. porta male perché sennò poi magari non si trova più, invece tutti gli altri sono orologi trovabilissimi Ok. a lancette. Orologio calculator senza la lucina, anche Top. questo senza la lucina e con il tasterino con funzione calcolatrice, data bank con la lucina, questo senza lucina, il tasterino, con lucina e tutto, però non ci ricordiamo il nome. Orologio che tiene tutti gli orari del mondo, questo qui che deve simulare un orologio a lancette. Sì, quella parte di display lì, diciamo, questa parte di display qua simula un orologio a Sì, lancette. bravo babbo. F191 con lucina e tutto. Top. Ok. Saluta, anzi, chiudi la scatola. Ciao Davide. Ciao, grandissimo. Hai tutti gli orologi da top, tutti gli orologi da top, tutti gli orologi a batteria e ci piacciono gli orologi a batteria. Oggi c'è il voltolone, apprezzo anche gli orologi a batteria. Però quello che vince è il più bello è quello con Topolino, dai, quello con Topolino è veramente l'orologio del futuro, l'orologio che un bambino come te deve avere per forza in collezione, un must, bravo, 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 complimenti per, e anche per la scatola fatta con i Lego, con la batteria di fianco, i cavi che si muovono, che vanno dentro e le luci che si illuminano. È un capolavoro, sei promosso, anzi, altro che babbo, te sei promosso, bravo, mandami anche altri video, poi piano piano quando cresci negli anni, se sarò sempre vivo, ma si sa mai nella vita, no? Mandami altri video, bravo, bravo, Ciao Davide, mi chiamo bravo. Leonardo. Ciao, Innanzitutto un Leonardo. saluto a tutti gli amici della community, un Sì. ringraziamento a te per aver creato questo canale che ci permette di confrontarci sulle nostre passioni. Grazie. Oggi in particolare vorrei presentarvi gli orologi che sono in sostanza legati ad alcuni momenti particolari della mia vita. Parto con Bravo. l'orologio che per me è più significativo, Cos'è? senz'altro da un punto di vista affettivo. È un Omega Speedmaster Professional, il classico Moonwatch 42 mm, Certo. referenza 35-70,
calibro 1861, vetro in esalite, è l'orologio che ho sempre desiderato, che appunto nel 2009 mi è stato regalato da mia moglie per un evento importante. È appena tornato dalla revisione, qui vedete ci sono tutti i vari pezzi che mi hanno restituito dalla Omega, praticamente è come nuovo. Bravo. E veramente l'orologio per me è quello più significativo. Grande. Passiamo ora ad un altro Omega, in realtà è il mio ultimo acquisto. Che si tratta di questo Seamaster Acquaterra. Yes. Comprato nuovo, colore blu, 38 mm, movimento a scappamento coassiale 8008. Quindi diciamo un classico. Ho seguito su YouTube il tuo video dove hai presentato le, diciamo, le tre versioni, hai fatto vedere le differenze. Yes. L'ho preferito al 41 mm perché in realtà diciamo il 41 con l'8009 ha uno spessore leggermente maggiore, questo è un po' più compatto, sì, e sta meglio con il mio polso. Perfetto, bellissimo. Passiamo adesso ad un Hamilton, eh. E questo, diciamo, dress watch è l'Hamilton Intramatic, che fa il verso appunto a orologi degli anni 60. Sì. Questo è 38 mm ed ha un calibro ETA 2892A2. Yes. E non ha la lancetta dei secondi, davvero dress watch. Oddio, ormai il termine dress watch è sdoganato per qualsiasi tipo di orologio che sia un pochino elegante, diciamo la verità, perché il datario non dovrebbe esserci, 38 mm magari sono troppi, però l'assenza della lancetta dei secondi è al suo perché. Io ho un Longines di 32 mm vintage, 32 mm che senza lancetta dei secondi. Io non la sopporto l'assenza della lancetta dei secondi, per me è un minus, però negli orologi dress watch ci deve essere così, infatti quelli da 32 mm è senza e lo accetto per quello che è, capito? Anche se non mi piace in generale, in quel caso lì lo accetto. Quindi è, diciamo, un buon calibro, anche certo, un calibro di buona qualità. Ha 28-92. Questo cinturino, che è il suo originale Hamilton, praticamente, che ha un po' questa particolare grana, in pelle con questa particolare grana, è comunque un orologio elegante che si può utilizzare appunto come dress watch, ma sì, anche in tante occasioni. Ma sì, ma sì. Passiamo ora ad un altro Hamilton. Vai. Questo è un khaki officer, in sostanza una sorta di pilot. E, diciamo, l'unica cosa che è un po' piccolo in realtà è un 34,5. Mamma mia. Infatti lo usa molto mia figlia. Anche questo ha un movimento ETA 2671. Ah, ma è vecchio allora. Andrebbe un po' magari lucidato, però insomma. Ora ho visto dietro, ora vi metto la diapositiva qua, il ciambellone che c'è dietro, 2671 è veramente contenuto come diametro di calibro, e l'effetto ciambella è anche sui 34 mm è evidente. Non ricordo il 2671, probabilmente viene utilizzato negli orologi piccolissimi da donna, eh? Non vorrei, non mi ricordo di da dove deriva, non vorrei dire una castroneria. Comunque penso venga utilizzato negli orologi da donna perché è molto piccolo, quindi la cassa deve essere piccola. Comunque è un buon orologio. Poi ho ricevuto in regalo questo Maurice Lacroix, oh, che è un orologio sempre con movimento ETA, anche questo abbastanza classico, diciamo che ha un po' la sconta un po' il fatto di avere questi numeri romani a 3, 9 e 12, magari poteva essere un po' più semplice il quadrante, però insomma un buon orologio col suo cinturino originale, quindi Diver Orient Ray 2, Ray con 2, un sì, calibro Orient F6922. Certo. È un 41,5, 41,5, è un orologio che ho usato e continuo ad usare molto, credo abbia, diciamo, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sempre di Orient penso non possa mancare un orologio classico, bambino, versione certo, 2, sempre 42 mm. Mamma mia, che mi è piaciuto perché ha appunto questo quadrante appunto blu che cambia colore, insomma, con la luce. Ho capito, un altro orologio che mi accompagna da vari anni è questo, è un Seiko 5 Sports.
Sì, È in 42. sostanza un pilot col movimento 7S36, è un 42 mm, un po' pesante devo dire, molto solido, un buon orologio ritengo e quindi Certo, veramente per tutti i giorni. Passiamo ora. l'ho recensito anch'io, in passato, ormai è un po' obsoleto, diciamo, nel senso che è sostituito dai nuovi Seiko 5 Sport. Questo qua fa parte degli Sport, 100 metri di impermeabilità, 42 mm, ma ha sempre il suo perché, dai, specie se l'hai preso sicuramente a un buon prezzo in passato, no? È un bello orologio, dai. Ad alcuni orologi vintage. Il primo, il più importante per me, è questo Omega Deville che mi è stato Mica regalato ad un bello. compleanno dai miei figli e da mia moglie. È un Top. orologio che dovrebbe avere il calibro 565, è automatico, ha la particolarità del cambio data così tirando la corona. Ha questo quadrante argentato che sembra essere abbastanza raro. Altro Non lo sapevo. vintage è questo cronografo, la marchia è Elvia, è una delle marche svizzere che poi hanno chiuso diciamo in seguito all'avvento dei quarzi. E certo. Monta un Valjoux 7733, devo dire da 35 mm, però veste molto bene, è Ah. molto preciso. Passiamo ora. Certo che mi viene in mente, te spazi dai 35 di questo qua, i 34 dell'Hamilton, i 38 dell'Intramatic, ai 42 dell'Orient Bambino, che è completamente fuori fase quel diametro lì per un orologio tutto quadrante, i 42 mm, insomma, non spazi dal minimo al massimo proprio, complimenti, perché insomma riesci a indossare tutti i tipi di orologio. Ha questo Atlantic Worldmaster Original, è un orologio a carica manuale, dovrebbe avere un calibro FHF 969, anche se ce ne sono dei modelli, ho visto con l'Unitas 6300N, ecco, ha il suo fondello originale, Bello. la corona credo che sia stata cambiata, ma insomma Ma anche insomma. questo è un orologio particolare. Yes. Altro vintage è questo Longines che credo sia anni tra i 40 e i 50. Per la verità a me è molto piaciuto perché ha questi indici a 3, 6, 9, 12 a forma quasi diamantata. Il quadrante molto probabilmente è stato in qualche modo ritoccato anche. Ora, in qualche modo il quadrante in qualche modo ritoccato, no? Non potrebbe essere un quadrante di fantasia questo? Io non lo so, non lo so, cioè lungi da me, sicuramente è troppo bianco, quindi è stato ristampato, ma il problema della ristampa non è la ristampa fedele all'originale, che uno dice, vabbè, non si leggeva più, l'abbiamo recuperato, l'abbiamo restaurato. Il problema è quando ristampano un quadrante lo fanno di fantasia perché gli piace di più così, con questi magari indici così, questo cerchio all'interno degli indici, queste lancette strane così, non l'ho mai viste queste lancette strane. Vabbè, non lo so, ragazzi, non è che si può sapere tutto, però se a me lo proponessero, probabilmente non lo comprerei. La corona non è originale, però ho messo questo cinturino originale. Credo che abbia un calibro 30L. Ecco, credo, perché credo, basta aprirlo e guardare, quegli orologi lì di solito c'è uno scatto, basta fare così con una levetta e si apre, si guarda, o se no lo porto. Io mi vorrei togliere il dubbio, no? Non sono in grado di fare niente, lo prendo, vado all'orologiaio e dico, me lo apri, mi ci fai qualche foto, così poi a casa mi guardo le foto, studio e capisco bene, no? Ingrandite, vedere i numerini che sono scritti dentro, queste cose. Però capisco anche bene che uno può accontentarsi di quello che ha facendo finta che va tutto bene. Occhio non vede, cuore non duole. Passiamo ora a questo Tissot Seastar Automatic, calibro 2481, che ha la particolarità di avere appunto il cambio data veloce spingendo la corona. Vedete? È quindi molto preciso e si può utilizzare praticamente sia giornalmente che anche come Di diciamo notte. orologio classico. Bene, con questo ho finito. Bravo. E quindi un grande saluto a tutti gli amici della community e di nuovo un ringraziamento a te per averla creata. Grazie. Ciao 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 ciao. Saluti e baci. Niente.
Orologi moderni di entry level, tutti diciamo promossi. E poi sei andato sul vintage, c'è il tuo bel Omeghino, il tuo bel Tissot, il tuo bel Longines, marche che insomma, no, più anche le marche un pochino più sconosciute. C'è tutti i tipi di orologini vintage. Ecco, l'unico dubbio è quello lì sul Longines, che dici anche te che è quadrante ritoccato, poi ritoccato come? E a quel punto la corona non è la sua, il bracciale, ce il cinturino originale ce l'hai messo te, il calibro non sai cosa c'è. E tanti punti interrogativi che andrebbero un pochino, no, sviscerati, anche per sapere uno cosa c'ha in mano. Poi una volta che lo sai, te ne fai una ragione e lo tieni così e te lo godi così. Però. Ciao Davide, sono Ciao Emanuele da Palermo, anche se in Palermo. verità sono romano. Ah. Ti seguo da circa 2 anni, oggi vorrei presentarti la mia piccola collezione, appunto, diciamo, costruita, ricercata nell'ultimo anno e mezzo. Vai. Iniziamo con gli unici due quarzi che possiedo, Cos'è? iniziando con questo Timex Expedition Bello, con funzione bravo. indiglo, resistente 100 metri di profondità. Simpatico, niente di che, a batteria da battaglia. Il secondo e ultimo quarzo, questo Che Longines, che carino. fu un lascito di mio nonno, tant'è vero che nel fondello c'è. È un Longines al quarzo, cioccolatone, no? Senza lancetta dei secondi, da notare che non c'è la lancetta dei secondi. Impressa anche il suo nome, con anni di servizio prestati presso la fabbrica dove lavorava, e questo fu un regalo per la pensione, appunto, della ditta Ah, per mio nonno. capito. Successivamente passiamo a questo Lorus Carino anche da questo. 42 mm, orologio da battaglia totale che metto quando vado al lavoro senza preoccuparmi. Ora, questo Lorus qua riprende pari pari, diciamo, l'aspetto di quel Seiko 5 Sport che abbiamo visto prima. D'altronde Lorus fa parte del gruppo Seiko, quindi c'è poco da. Però è simile, 10 bar anche questo. Di graffiarlo che prende botte, niente di Botte, che. niente di che. Successivamente Seiko 5 detto Explorer, orologio che anche questo possiedono un po' tutti, Massimo. 37 mm, quindi perfetto per il mio polso da 17 cm. Orologio Simpatico, simpatico, senza pretese. senza pretese, ci piace, ci Successivamente piace. passiamo al Seiko 5 Sport, questo è stato un regalo di Natale scorso della mia ragazza, orologio che Bello. metto praticamente sempre, molto bello, mi piace, la ringrazio. Anche io. Successivamente un altro Seiko 5, questa volta sempre sport ma con ghiera e quadrante verde, mi piaceva il tipo di colore, l'ho preso, lo metto anche questo molto volentieri e spesso, niente di che. Niente di che. Successivamente l'immancabile Citizen Pro Eccolo Master, qua, ce io l'ho preso in l'abbiamo. questa configurazione qui. Che dire, orologio memorabile. Ci ho messo questo cinturino in tessuto, anche Ah. se possiedo il suo originale in acciaio, il bracciale originale. Però purtroppo d'estate la mia pelle non sopporta né la gomma né tantomeno l'acciaio per lungo tempo, soprattutto con il caldo, Delicatino. e quindi preferisco indossare il cinturino in tessuto che diciamo mi fa respirare un pochino di più la Oh, pelle. poverino lui. Successivamente un altro Citizen, lo Suiosa, Tsuyosa. carino, bello, mi A me piace. piace, diciamo, questo stile Poi gentiano, ti stuferà. quadrante blu, orologio che devo dire per quel che costa e per il calibro basico 8200, devo dire veramente veramente simpatico e Ma bello. certo. Successivamente un vintage, questo Perseo. Perseo delle Ferrovie dello Stato assegnato, qui Ah. possiamo vedere il progressivo rassegnazione. Dovrebbe avere un calibro Unitas 63-25 a 17 rubini. Purtroppo presenta questa piccola crepa sul quadrante. Il mio orologiaio ha detto che purtroppo farlo riparare è pericoloso perché si rischierebbe che aprendolo, diciamo, questo danno si espande da tutto il quadrante e si frantuma, quindi preferisco lasciarlo così. Sì, vabbè, prima o poi andrà aperto per fargli una revisione, quindi cioè, non ce n'aveva voglia. Ha detto, vabbè, cosa stiamo a rischiare, no? Va bene, ma prima o poi una revisione la devi fare e devi prendere in considerazione il fatto che ti si può frantumare, no? Come magari non succede niente, però. Successivamente un Hamilton Cakefield da 38, orologio bellissimo,
acquistato vedendo i tuoi video da Pasquale Dominici, un orologio Dominici. pazzesco, mi piace tantissimo e lo metto sempre. Sempre. Altro argentiano, anche questo ce l'hanno un po' tutti, Tissot Ah. PRX Problematic 80. Insomma, è un po' esagerato. Lo Tsuyosa e il Tissot PRX, cioè di solito uno prende uno dei due, poi è contento, è a posto. Te hai fatto un po' la scorpacciata, anche perché ora che mi ricordo, prima hai detto che ti piace lo stile gentiano, no? Infatti io ti ho detto, vedrai che poi prima o poi ti stuferà. Dopo, mangia sempre lo zucchero, la panna, lo zucchero, la panna, e dopo ti vengono la noia, no? Però per ora goditeli, tanto poi magari decidi di tenerne uno tra tanti, non so quelli che hai dopo, ma uno col bracciale integrato decidi quale tenere e lo tieni. Mi piace da morire anche questo e quando posso me lo metto continuamente. Altro gentiano vintage, questo Altro. Zenith Pilot Surf, Bello originale assai. Coewe ogni sua parte, corona originale Zenith, bracciale originale Zenith. Questo orologio, diciamo, è stato per me un po' gioia e dolori. Dolori perché è stato circa 2 mesi dall'orologiaio perché purtroppo non cambiava la data e la corona con tutto il suo albero si estraeva, quindi il Vabbè, mio quello. orologiaio, diciamo, ha tribulato un pochino per rimetterlo a posto, trovare i pezzi originali sostitutivi, ma fortunatamente tutto è bene quel finisce bene. Bravo. Che dire, pezzo tanto bello quanto delicato. Altro vintage. Zenith Stellina, questo purtroppo non presenta né la corona né tantomeno l'ardiglione originale. Ma anche il quadrante? Ho chiesto al mio orologiaio di trovarmene uno di ardiglione, tanto più di corona, ha detto che ci lavorerà su e appena può mi fa sapere. Questo Zenith porta il calibro 40, revisionato da poco anche questo e simpatico. Simpatico, ma anche il quadrante non mi sembra originalissimo, nel senso che ristappato oppure addirittura dipinto. A volte usavo proprio prenderlo, ridipingerlo e rimetterlo dentro. E in quel caso lì si vede dai numerini intorno che non sono, spesso non sono fatti bene e si vede il bordino bianco, no? Questo qua è veramente bianco. Perché il problema del bianco poi è proprio che è uniforme, capito? Liscio, veramente come se fosse rifatto. Comunque, è uguale. Ed infine Longines 30L, Ui, appunto, eccolo, questo sì che è referenza 30L. 8821, questo con corona originale Longines, ardiglione originale Longines. Che dire, Sì, qua ci orologio siamo. bellissimo, revisione da poco, marcia benissimo e mi piace davvero davvero tanto. Complimenti, bello. Davide, per fine anno penso di acquistare o un Longines Spirit da 37 mm o un Tudor 1926. Fammi sapere che cosa ne pensi, fammi sapere soprattutto se ti è piaciuta la mia piccola collezione e continua così che sei fantastico. Grazie, Love. grazie. Sì, la tua piccola collezione mi è piaciuta, eh? Diciamo, non ci sono stati punti cadute di stile, mettiamola così. Men che meno ciò fè che ci può essere qualche quadrante ristampato, qualcosa così, ma che ci frega. Poi chiedi tra lo Spirit da 37 e il 1926 della Tudor, che non mi hai detto il diametro, perché lo fanno da tutti i diametri, 36, 39, 41, ne fanno. Ma magari a 36. Non lo so, no, sinceramente lì si va un po', sono i gusti, cioè, non è che uno è meglio dell'altro perché. A un certo punto quando si va sui marchi importanti sono tutti ben fatti. Ora, magari il Longines Spirit a 37 non ha la corona vite e il Tudor 1926 dovrebbe averla, quello da 36, non l'ho mai maneggiato, ma dovrebbe averla. Se per te è un punto importante la corona a vite, vai per il Tudor, però l'impermeabilità è la stessa in entrambi, 100 metri, 100 metri. Se lo spirito dicono che è 100 metri anche se ha la corona a pressione, capito? E poi vai un po' esteticamente. Io ho avuto sia il 1926 che ho lo spirito. Il 26 l'ho venduto, da 39 l'ho venduto, e invece lo spirito ce l'ho ancora, quindi qualcosa vorrà dire e può darsi sì. Prossimo. Ciao Davide, sono Ciao. Francesco da Chiavari, in Chiaro. provincia di Genova, e ti volevo mandare questo video per condividere la mia collezione di orologi. Ma va? Allora, partiamo
Premetto che sono orologi che mi sono tutti stati regalati o ceduti nel tempo. Iniziamo con questo caso al quarzo che tutti conosciamo, anche tu ce l'avevi simile o comunque uguale. Non c'è molto da dire, è un orologio molto usato e che si vede spesso. L'unica cosa che mi sono permesso di fare è stato togliere il suo bracciale in alluminio che si vede sempre e mettere questo cinturino in pelle, giusto per, diciamo, staccare dalla moda più comune. Hai fatto anche un bel lavoro, sai, che è venuto bene, bravo, ci sta bene, è un po' originale, no? Perché quando te lo vedono al polso, prima che capiscono che si tratta del solito Casio digitale a batteria, ci mettono un po' di tempo, no? Che cinturino di pelle, bravo. Sempre rimanendo in mondo Casio, poi ho questo G-Shock carica solare e radiocontrollato. Mostra i segni del tempo perché è un orologio che ho portato per tanti anni, sin da quando ero bambino, per andare al mare, per fare tutto. È proprio il classico orologio da battaglia ci sono abbastanza affezionato, diciamo. Mettilo via, va. Un altro orologio a cui sono particolarmente legato, anche se so che tecnicamente non è nulla di particolare, è questo orologio, diciamo, della Ferrari. Ci sono legato perché è stato il regalo da parte di mio papà per il mio 18° compleanno. So che a livello tecnico non è nulla di eccezionale, però a me fa piacere. Poi ha una cassa non piccola perché è 45 mm, però gli orologi grandi piacciono, cioè non li disdegno, quindi lo porto anche al posto volentieri. E questo è un bracciale in pelle che gli ho montato io successivamente. Bravo, mettilo via. Ho poi un Timex Indiglo, anche tu mi sembra abbia qualcosa di simile. Sì, l'ho preso l'ho preso lo scorso Natale, è orologio classico, diciamo, quadrante blu, bracciale cinturino marrone. Non lo disdegno, è secondo me è un bello orologio per quello che costa, fa il suo e è al suo stile, dai. Ce l'ho anch'io messo lì nel cassetto, non lo uso ormai quasi più, l'ho preso al quarzone così per determinate situazioni, poi alla fine mi metto gli automatici anche per determinate situazioni, non è che mi spaventa un po' rovinarli o utilizzarli. Tra l'altro la cassa di questo orologio qua è cromata, è veramente di una lega, è di bassa lega, però è un orologino che costa poco, 40 euro costerà, e va bene per le situazioni così, quelle che vengono. Poi ceduto da mio nonno, nel senso che l'ho trovato in uno dei vari cassetti, è questo Lawrence al quarzo. Ho cercato un po' su internet questa azienda, e dovrebbe essere stata un'azienda di Alessandria che produceva gli orologi a basso costo negli anni 60 e 70. È un orologio. No, Lawrence è un marchio di Lawrence, eh? È un marchio che negli anni 50, nel 52, nel 55, non mi ricordo, è stato inventato da Lawrence per fare orologi un pochino più economici alla portata di tutti, Così. Poi non so se è di Alessandria o cosa, vabbè, comunque è un marchio di Lawrence. Secondo me che ha il suo stile, cioè ha la sua bellezza, mi piace portarlo al polso, cassa da 36 mm, chiaramente molto sottile, essendo un orologio a batteria. Però poi è un ricordo di mio nonno, quindi mi piace proprio portarlo. Va bene, dai. Successivamente, passando agli orologi un po' più sportivi, ho questo Tissot T-Touch che mi è stato regalato dai miei genitori alla cresima. Secondo me è un bello orologio, molto spesso, perché ha i sensori dietro, ha mille funzioni, termometro, meteo, altimetro, la bussola. Cose che poi nella realtà non si usano tanto, però a me piace, è un bello orologio, come vedi dalla ghiera l'ho usato parecchio e niente, secondo me è un orologio molto simpatico questo. Secondo me no, vabbè. Poi ho due Citizen Eco Drive, questo qui è crono in titanio, gli ho tolto il suo bracciale in titanio per montare questo nato nero. Secondo me l'abbinata è carina, l'unica cosa è tra orologio in titanio e bracciale e cinturino nato. È un orologio che si sente poco al polso, è molto leggero, pur avendo comunque una certa dimensione, perché la cassa è da 44 mm, quindi diciamo che è un orologio grande, però non ti senti al polso e ogni tanto mi è capitato di prendere delle botte dentro muri, porte, tavoli, eccetera. E che cosa fa? Al suo stile mi piace portarlo. Cosa fai nella vita? Il wrestling? Sempre Eco Drive Crono, ho questo altro Citizen, con cassa non color acciaio, con cassa più scura, brunita, diciamo, color canna di fucile, e l'ho abbinato a questo cinturino in pelle racing. Ho aggiunto qualche buco per le regolazioni del cinturino per il mio polso. E niente, secondo me è un bell'orologio anche questo, cioè è uno stile che mi piace.
so che magari può non piacere a tutti, però a me piace, e certo, fa il suo, fa la sua porca figura, come si dice. Porchissima. Infine, gli ultimi due orologi che sono automatici entrambi. Questo è un orologio di una marca che si chiama Gobbi, che non è probabilmente una marca di orologi, ma era una gioielleria di Milano molto famosa, che ora è chiusa, tra l'altro, cioè è chiusa per cessata attività. E negli anni 90 avevano fatto questa serie di orologi, diciamo, marchiati col loro nome, che montavano un calibro, da quello che mi ha detto l'orologiaio quando l'ho portato in revisione, Miota della serie 8000. È un bello orologio, secondo me si rifà magari a stili di Hamilton, con questi numeri arabi bianchi su quadrante nero, però è uno stile classico, cassa da 36, quindi abbastanza ridotta, e secondo me è davvero un bello orologio, e poi è sempre di mio nonno questo, era di mio nonno, e quindi doppiamente mi fa piacere portarlo. Vabbè, se era del nonno, per l'amor del cielo, baciamo le mani, pace all'anima sua. Però si tratta di orologi che da catalogo, cioè te prendi il catalogone, gli dici: oh sì, mi fai 50 di questi, sopra ci scrivi Gobbi, e poi ti arrivano e li vendi con il margine, il markup, e business. Non è che c'è del design, credo, insomma, però evitabile. Però del nonno, se del nonno mi, no, per l'amor del cielo. Per terminare, alla fine abbiamo questo orologio, diciamo marca BMW, ma era una serie che aveva fatto fare BMW in onore di una loro moto, la R69S, come c'è scritto nel quadrante, che era una moto degli anni 50 e 60. Infatti il quadrante non ha i numeri arabi classici con le ore, ma ha riportato il tachimetro di quello che era la moto. E monta un calibro ETA 2824, l'ho fatto revisionare, e tra l'altro ha il fondello a vista, quindi si può vedere qui dietro. E niente, secondo me è un bello orologio a dimensioni relativamente contenute, perché la cassa è da 40, però avendo un lug to lug molto ridotto e questo cinturino anche molto sottile, rende secondo me come un 36 o un 37 mm, e quindi è piacevole da portare. Va bene, meno male. E presenta una particolarità, che il movimento con la cassa, diciamo, vengono via dal blocco col cinturino, ed è presente un'altra cassa in cui si può mettere l'orologio, e in sostanza diventa un orologio da tasca. È simpatica questa cosa, è carina, non si vede spesso, però vabbè, io chiaramente lo tengo sempre in configurazione da polso, diciamo, però ovviamente ho tutto il corredo originale con questa doppia cassa, diciamo. Beh, io ho concluso, ti ringrazio per lo spazio che lasci a noi appassionati, e continua così col tuo canale. Grazie, come sempre, che ci fai sempre un enorme piacere. Love. Allora, stavo per distruggere, no, psicologicamente, questo ultimo orologio qua BMW, no, perché i marchi di auto, di moto, che si mettono a fare gli orologi, li fanno, ma però in realtà qui alla fine poi c'è una certa ricerca sia stilistica che meccanica, cioè il fatto che lo si tolga, no, dalla sua configurazione al polso, e chiaramente lo si toglie spingendo verso il basso, cioè quando c'è il polso non può venire via perché va spinto contro il polso, no? Lo togli, lo metti, lo utilizzi come un tasca, denota una certa ricerca, no? Mi ha stupito, volevo dargli un ciofeccone alert, poi fare i soliti discorsi, ma in questo caso soprasiedo, perché secondo me hai fatto anche bene a... È brutto, però c'ha un suo perché, cioè talmente brutto che c'ha un suo perché, diciamo così. Prossimo video, vai. Ciao Davide, un caro saluto a te, a tutti gli iscritti, a Giacomo, a Piero, da me Beppe di Torino, e là c'è Billy che vi saluta. Billy, ti conosco, lo conosco. Partiamo Beppe subito con questo Orient Ray 2, con questo bellissimo quadrante blu Soleil. Sì, bello. Simpatico, dai. Molto bravo. Bello. Sì, molto bello. Seguiamo con questo Squall 1521. Giro. Con 42 mm di diametro. Bello. Conosciamo bene la cassa, molto bella, fatta molto bene. C'era anche il mio amico Tristano. In questo caso satinata. Mm. Bello, dai. Proseguiamo con un vintage, un Omega top. 37 mm e mezzo di cassa, oro rosa. Ecco qui, lo vediamo subito. Sì.
37, neanche 37 e mezzo. Non sei spigliatissimo, eh? Dai. È un vintage molto bello, ben tenuto. Vabbè, il quadrante sicuramente è stato rifatto. E da alcune ricerche in internet dovrebbe essere il Calatrava. Ma non esiste. Se hai qualche informazione in più tu, a me risulta quello. Ma no, l'ho già detto anche altre volte. Calatrava è un modello di Patek Philippe, il Calatrava. Poi, quando vogliono fare le inserzioni, di solito lo utilizzano con gli orologi Omega o Longines, no? Zenith non... ci mettono nell'inserzione, ci mettono Calatrava, no? Per, come dire, per identificarlo come quell'orologio solo tempo con i secondi, con i piccoli secondi, bello, di un diametro consistente per quei tempi, 37 o 38 magari, e per attirare i clienti. Ma un modello Omega Calatrava non esiste, non l'ho mai sentito dire. Se esiste, mi metto in ginocchio sui ceci, ma non esiste. Proseguiamo con uno svegliarino meccanico Girard Perregaux GMT con questo quadrante bianco perla. Trovo che abbia anche una bella cassa, un bel fondello. Sì, simpatico come orologio. Ecco, non l'ho mai visto, è la prima volta che lo vedo. E provo a farvi sentire. Vai. Il rumore che fa lo svegliarino. Si sente. Vabbè, non è un granché, ma comunque vibra anche al polso. No, si sente, non è, come non è un granché. Ancora questo iconico Omega Spin Master Moonwatch con vetroplastica, carica manuale. Sul vetro si vede il marchio al centro, adesso, e il fondello è a vista. Yes! Top. Questo top. Probabilmente è il movimento derivato dall'Emagna. Ma sì! 1863. Ancora questo Tudor, oh, Black bello. Bay Chrono. Top! Reverso panda. Spesso, eh? Cassa abbastanza spessa. Sì. E di qualcosa, no? Penultimo, questo Rolex GMT2, ghiera nera rossa, fine anni 90. Bello orologio, ci piace, grazie per averci fatto vedere, grazie per i commenti. Le anse forate. Tieni i bollini, anche quell'altro c'aveva il bollino dietro, va bene. Fai un po' te. In ultimo ti faccio vedere questo bellissimo eccolo lì. Zenith Rainbow Top Elite, che conosci bene, è recensito, è già stato visto. È molto molto bello e tiene ancora nonostante i suoi fine anni 90, quindi 99, tiene ancora il tempo. E certo. In modo eccellente. Evviva, 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 lo Zenith. L'ho messo anche nelle altre posizioni e è ancora perfetto. Bellissimo. Bello, sai, è spesso 8 mm. 8 e 9, 9. Voilà. Ciao Davide, ciao a tutti e alla prossima. Alla prossima. Allora, io questo ragazzo lo conosco perché è venuto al Watch Meeting con il cagnolino lì e con la compagna. Anzi, sono venuti proprio qua a casa mia anche il giorno prima, perché quello Zenith lì, Rainbow Elite Diver, era mio e è passato di proprietà a lui che l'ha voluto, l'ha acquistato, gliel'ho venduto volentieri. Ed è un bel orologio, è andato a finire anche in una bella collezione, perché ho visto lo Speedmaster, il GMT, lo Squale, quello azzurro, mi piace un casino quell'orologio. Insomma,
Carissimo, ci vediamo presto. Grazie per aver mandato il video, avermi fatto rivedere il mio vecchio orologio, che per un pochino me lo sono goduto e poi è passato di mano. E a volte succedono, dai. Boh, mi sembra di aver detto tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino qua e aver guardato il video con me. E vi ricordo quindi gli appuntamenti fissi, che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love.